fare i regali ai miei figli. Qui ci vorrebbe proprio Elisabetta. Buongiorno, dottoressa. Niente, stavo pensando proprio a lei, cioè, devo fare i regali di Natale per i miei figli. Luca ha 8 anni e pensavo a uno smartphone. E Giulia, che ha 15 anni, pensavo a un tablet, visto che la scuola ormai, insomma, diciamo che ti obbliga a usare la tecnologia. Quindi pensavo a questi due regali. Che cosa ne pensa? Sabrina, io con te sono sincera, quindi dico tutto quello che penso. Certo. E io immagino che tu vuoi bene ai tuoi figli. Ecco, Sì, certo che li voglio bene. quindi per questo vado anche molto tranquilla, anche perché siamo amiche, ci conosciamo. Allora, tu regaleresti ai tuoi figli una slot machine per questo Natale? Regaleresti una cassa di whisky? Regaleresti una scatola di Toscani? No, ma cioè, ma siamo matti. Ecco, Cioè, allora, boh, che perché ti ho domanda fatto? mi dici questa cosa, dottoressa? Mi fa venire. Cioè. Perché ti faccio questa domanda? Perché è dimostrato che questo tipo di tecnologie che tu vuoi regalare creano una dipendenza paragonabile a quella del gioco d'azzardo e quindi comunque della slot machine. Non sapevo. È No, non lo dimostrato. sapevo questo. Ecco perché faccio così fatica a toglierglielo. Sono lì tutti incollati, che quando glielo prendo si arrabbiano. Ma però è utile da altri punti di vista. Purtroppo su questo, sempre in sincerità, Sabrina, ci sono degli studi che evidentemente non interessano a nessuno perché non è che viene diffusa questa informazione normalmente, però invece c'è un impoverimento cognitivo delle nuove generazioni dovuto all'utilizzo di queste tecnologie, un impoverimento della creatività, un impoverimento della capacità relazionale, dell'empatia. Inoltre nei tuoi figli li esponi a un rischio perché la rete è pericoloso, c'è cioè cyberbullismo, ma ci sono anche gli adescamenti, cioè si entra in un mondo che io sinceramente, Sabina, in tutta sincerità, non ci vedo nessun vantaggio. Anzi, se poi vogliamo aggiungere che dal punto di vista della salute ci sono dei problemi oculari, tipo l'occhio secco che possono insorgere, problemi del sonno, cioè Sabina, no, non è un buon regalo. Di tutto cuore te lo dico, non è un buon regalo per i tuoi figli, anzi. E allora scusa, e noi adulti che lo usiamo tutti i giorni, anzi, Ti poi. preoccupi anche per gli A adulti, questo punto infatti dobbiamo sì. preoccuparci anche per noi perché quelle stesse carenze che abbiamo detto, ovvio che nei bambini, nelle fasce evolutive è la cosa più preoccupante, però anche negli adulti questi stessi impoverimenti si stanno riscontrando. E soprattutto questo uso così in ogni buco, cioè non so, abbiamo un'attesa dal dentista, tiriamo fuori lo smartphone, Sì, siamo in fila alle certo. poste, tiriamo fuori lo smartphone, abbiamo 2 minuti di tempo, tiriamo fuori lo smartphone. Quest'uso così riempitivo è dimostrato che ha un impoverimento della nostra creatività e del problem solving, cioè quegli spazi di nulla, a parte che ci servirebbero per parlare, quel parlare tipo sui treni, con le persone appena conosciute di vicini, quindi questa ha già una valenza che ci viene persa, perché adesso tu la gente la vedi tutta china sullo smartphone o tablet, però impedisce al nostro cervello di fare le cose che in quei momenti di ozio potrebbe fare, cioè elaborare, problem solving, risolvere situazioni, avere spunti di creatività. Per questo io consiglio anche agli adulti un uso moderato di questa tecnologia, soprattutto ad esempio eliminare questa abitudine di riempire ogni attimo col nostro cellulare.